Teramo e la sua provincia, il Gran Sasso d'Italia, le bellezze della cattedrale teramana e il mare, una costa prodiga di svaghi e di relax. 60 chilometri da Martinsicuro fino a Silvi Marina. Oltre il mare, le colline, sterminati campi lavorati a ulivo e vite, un elemento fondamentale del paesaggio abruzzese. Si segue una strada, si sale e si arriva in luoghi d'arte dalle scoperte inaspettate, come ad Atri, dove si assapora uno dei panorami più belli dell'Abruzzo, con i suoi spettacolari calanchi. Nella valle del Vibrata, la sua Civitella, sopra una collina dai fianchi ripidi e sovrastata da una fortezza, imponente e ricca di segreti. Roseto degli Abruzzi, una delle più apprezzate e frequentate del litorale abruzzese. Il nome di Roseto è di origine tedesca. Nell'Ottocento si chiamava infatti Rosburgo, città delle rose. La villa comunale al centro di Roseto ospita la civita raccolta d'arte, che comprende dipinti moderni e oggetti di artigianato locale. Da Roseto è doverosa una puntata verso l'interno. Monte Pagano dista appena 6 chilometri dal mare. Il campanile è il monumento simbolo del paese. Alto 40 metri, si erge nella piazza, spettatore di un passato glorioso. L'antico borgo testimonia ancora oggi, sia nell'assetto urbanistico che nei resti architettonici, l'origine tipicamente medievale. La chiesa dell'Annunziata rappresenta il monumento più celebre di Montepagano e deve la sua origine a seguito di un miracolo. Negli ultimi anni del 1500, l'immagine della Madonna fu vista piangere per alcuni giorni. Il fatto richiamò così tanti pellegrini che le loro offerte bastarono da sole per realizzare la chiesa. È autunno. L'estate è ormai un ricordo. La gente si abbottona e le foglie si ingialliscono prima di cadere e spogliare gli alberi. Ma è anche tempo di vendemmia e di spremitura delle olive. Nella provincia di Teramo, l'estensione delle singole proprietà terriere, più ampia rispetto a quella di altre province, ha favorito la nascita di numerose cantine private di dimensioni medio-grandi. Gli argentei ulivi e i grappoli d'uva attendono ormai solo di essere raccolti. Sulla strada di Roseto degli Abruzzi, l'azienda Mazzarosa, come ogni cantina che si rispetti, fornisce il suo Trebbiano DOC anche al visitatore di passaggio. Le grandi botti sono controllate e ispezionate con cura all'inizio di ogni nuova vendemmia. La cantina conserva al suo interno un tesoro dell'industrializzazione del vino. La botte da 1000 litri, che nel 1870, importando tecniche di lavorazione francese, permise la miscelazione per taglio con 3 tipi di diverso vino. Adesso si usano altre tecniche e questa grande botte, una delle più grandi in Italia, resta un semplice ricordo. La costa teramana è caratterizzata da 2 livelli, un nucleo più antico in posizione collinare e uno moderno e attrezzato situato in prossimità del mare. Quando sopraggiungono i villeggianti dell'estate, è il Lido ad animarsi e diventare il centro pulsante di ogni attività. Quando il turismo si arresta,
i borghi antichi si impongono sul litorale. Sono circa 60 i chilometri di costa che interessano la provincia di Teramo e 7 i centri balneari, ribattezzati le Sette Sorelle Teramane, da Martin Sicuro a Silvi Marina. Situata nel mezzo della riviera, Giulianova Alta ha un centro fondato nel 1470 su un'altura di fronte al mare, ma già colonia romana e importante nodo stradale per raggiungere le altre località costiere. Il tratto distintivo del periodo rinascimentale è il Duomo di San Flaviano, riconoscibile dalla pianta ottagonale. Della vecchia cinta muraria resta solo un torrione, chiamato familiarmente il Bianco. Nel belvedere di Piazza della Libertà, una scultura in bronzo è posta in ricordo della visita del primo re d'Italia nell'ottobre del 1860. Giulianova Lido è una città che sul mare ha costruito la propria fortuna grazie al porto. In questi ultimi anni si è allargato, gli ormeggi sono aumentati e così alla flotta peschereccia dedita alla cattura del pesce azzurro e delle vongole si è aggiunta tutta una serie di imbarcazioni private e di strutture per le escursioni subacquee. Risalendo la costa si giunge a Tortoreto. Il primo incontro, come sempre, è con il mare e i gabbiani. Impettiti, vigili, sicuri, sembra non trovino pace, in perpetuo volo non si sa per dove. Il nucleo antico di Tortoreto conserva una marcata impronta medievale. Probabilmente l'abitato si è sviluppato attorno a un castello o un eremo. Il nome deriva da quell'epoca, essendo coperto di boscaglie e adatto alla nidificazione delle tortore che affollavano la zona. Nel 1956 si ha il distacco definitivo della frazione di Tortoreto Stazione per dare vita a un comune autonomo, Alba Adriatica, che si presenta oggi senza soluzione di continuità rispetto a Tortoreto Lido. Autentico cuore del litorale teramano, Alba Adriatica accoglie ogni anno attraverso le sue molteplici strutture turisti e villeggianti di tutte le tasche. L'attrazione principale di Alba Adriatica è la sua folta pineta, un'oasi di 3 chilometri con palme, pini e oleandri, perfetta per rilassanti passeggiate in bici o per fare jogging.